Elisa ha due figlie e la domanda che tu hai per la dottoressa è? Allora, praticamente quasi 6 anni fa abbiamo perso mio marito improvvisamente, quindi il papà delle mie ragazze, e naturalmente da subito abbiamo iniziato una terapia sia io che loro con le psicologhe, sono state di tantissimo d'aiuto, ma la grande ha creato un rapporto in questi anni, quando è successo aveva 10 anni, adesso ne ha 16. Ha proprio un torna ogni 2 settimane, ogni una volta al mese, e quindi è positiva tornare dalla psicologa per raccontarle un po' le cose come vanno, anche adesso nell'adolescenza. Invece la piccola, dopo che ha finito, diciamo, il percorso proprio legato alla perdita del papà, non vuole saperne, dice che lei non ne ha bisogno, e quindi io volevo chiedere alla dottoressa un consiglio, diciamo così, per, non dico convincerla, però per spiegarle che comunque ogni tanto un consulto serve, soprattutto perché lei adesso ha 12 anni, è un'età un pochino delicata, e a me anche servirebbe sapere se certe sue reazioni sono normali. Essendo da sola io, la psicologa mia, le psicologhe loro mi hanno sempre aiutata per capire certe cose, ecco. Quindi lei non ne vuole sapere. Non ne vuole più sapere. Non ne vuole più sapere. Okay. Non è mai stato facile farle andare, perché comunque si parlava di una cosa che era brutta e si ricordavano delle cose che a loro faceva star male, chiaramente. Certo. Però c'è questa differenza, dove la grande è ben disposta adesso, ha creato proprio un rapporto anche di amicizia, chiamiamolo così, e invece la piccola proprio. Dimmi un paio di robe, Elisa, e poi mi esprimo rispetto al mio parere personale. La collega circa il percorso della tua figlia minore cosa dice? Potrebbe ritenerlo a sua volta concluso? Ma allora, certo che quello che riguarda proprio il papà è concluso, nel senso che comunque c'è stato un percorso, hanno creato questo libro legato a lui, al suo papà. Invece a me dice: vedi tu se secondo te sarebbe necessario, se la vedi tranquilla. Ecco, sarebbe stata la mia seconda domanda, nel senso che tu prima, secondo me, molto onestamente, non so quanto te ne sia resa conto, ma hai detto di fatto che ti piacerebbe che la piccola proseguisse, perché ti sembrerebbe di poter fare un po' l'insider, di sbirciare dal suo buco della serratura e continuare magari ad avere un sostegno nella psicologa che in qualche modo ti accompagna a farla diventare grande, come se fosse più un'esigenza tua che non personale della ragazzina. Ho capito bene? Può essere, ecco. Sì, perché mi sostiene, ecco. Anche tu sei ancora in terapia? Io ultimamente no, però comunque con una certa cadenza devo tornarci, perché mi serve sempre. Allora, guarda, mi sembra di avere le idee abbastanza chiare, dati gli elementi che mi dai, naturalmente. Allora, considera che quando si va a chiedere un consulto, di fatto serve che si porti una domanda d'aiuto, perché noi abbiamo bisogno come professionisti di sapere che cosa il paziente ci chieda, per evitare di menare il can per l'aia e per evitare il rischio invasivo e presuntuoso di dare al paziente quello che noi riterremmo che gli servisse, ma che lui magari in quel momento non vuole avere. Da questo punto di vista, quello che racconti dice che il percorso che ha fatto la tua seconda figlia in effetti si è esaurito. E mentre la grande, cosa che succede, ma non è scontata, ha evidentemente riconvertito la sua domanda, e dall'elaborazione del lutto è diventata una richiesta di essere accompagnata nella sua adolescenza, la piccola, arrivata a fare quello che suo malgrado andava fatto, poi non sente la necessità di rinnovare adesso, cosa che magari non la esimerà dal farlo più in là, chi può dirlo, crescendo e magari trovando una nuova motivazione. Tu fai bene a dire che è un'età difficile, ma proprio per questo è un'età nella quale, secondo me, sosteniamo meglio i nostri figli fidandoci di loro, anziché passando il messaggio che non se la cavino con le loro sole risorse e presumendo che non sappiano che cosa gli occorra. Il messaggio che sta mandando la ragazzina, secondo me, è molto prezioso e va ascoltato. Lei dice: ok, per me adesso finisce qui. Il fatto di poterle dare retta significa puntare tutte le nostre fish sui suoi talenti e sulle sue capacità. Permettiamole di metterli in campo. Magari adesso davvero lei può cavarsela, nonostante il buco, girandoci intorno senza caderci dentro. Se l'esigenza è tua, piuttosto, anziché razzolare bene e predicare male, rimani tu
a lasciarti incontrare, esatto, da qualcuno che ti ascolti competentemente, e che lei invece possa sentire di avere una sua voce, soprattutto considerando che ormai siete una famiglia monogenitoriale, è così che potrebbe crescere molto più armoniosamente. Elisa, ti mandiamo un abbraccio. Certo. Grazie. Ciao, grazie, buona giornata. Ciao, 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 ciao.